amici telespettatori, ben trovati, eccoci per un nuovo appuntamento di Status. Approfondiamo ancora una volta, come sapete ogni lunedì ci ritroviamo con un appuntamento ormai fisso: come difendersi dai debiti e soprattutto come non farne. Questo è il suggerimento del nostro consulente, dottor Maiolino, ben trovato ancora. Grazie. Una volta, come sta ben trovati oggi? Spero bene anche stiano tutti gli ascoltatori, i nostri amici a casa. E poi naturalmente a sostenerci l'associazione La Sicilia Che Vorrei, rappresentata da Linda Brusca, ben trovati anche con te, naturalmente ormai ci vediamo ogni settimana. Oggi parleremo di, fate bene attenzione, no ai sigilli dell'erogazione dell'acqua e anche di altre cose che poi vedremo. E poi il secondo argomento che tratteremo è il recupero crediti, sapere come opporsi ai recuperatori che si definiscono procuratori giudiziari, quindi a difesa del cittadino, che è una frase insomma storica di una storica trasmissione della RAI, questo lo dobbiamo dire, a difesa del cittadino anche noi naturalmente proviamo a essere servizio pubblico. Dottor Maiolino, no ai sigilli dell'erogazione dell'acqua, cioè chi o qualcuno non può pagare, allora arrivano lì, trac, e ti mettono il sigillo, quindi non puoi più avere acqua. Dobbiamo partire con un minimo di dato storico e notizie. Innanzitutto c'è stato un boom dell'aumento delle tariffe dell'acqua, dell'8,5, questi sono dati del 2015 ovviamente, ed è anche improprio perché la media degli aumenti dei servizi che sono gestiti dagli enti locali, media nazionale ovviamente, è stata dell'1,8. Vuol dire che c'è un qualche cosa che non va, anche tenendo conto che nel giugno del 2011 26 milioni di cittadini hanno espresso una volontà precisa, c'è stato un referendum, approvando l'eliminazione del profitto dal calcolo della fissazione della tariffa. Ecco, vale questa dire... non l'ho capita e quindi ce la rispiego. Bisogna che togliere cosa hanno eliminato? L'eliminazione del calcolo di fissazione della tariffa dall'acqua potabile, cioè hanno voluto dire il profitto non serve, è un bene pubblico, per quanto riguarda le acque ti perché devi prendere il costo. Di chi era il profitto? Delle società che gestiscono. Ah, delle società, che sono pubbliche. No. Questo adesso lo spieghiamo, perché il referendum ha detto vogliamo, il potere dei cittadini stabilì che le scelte dovevano essere di immaginare l'acqua come bene pubblico e come un diritto e non come merce. Purtroppo le classi dirigenti, chi ci gestisce, hanno assolutamente negata questa volontà, questo potere legislativo, perché il referendum assegna un potere legislativo agli italiani. È stata una vera usurpazione del potere ai cittadini in nome dei cittadini, perché avevano fatto un referendum. Vale a dire, l'economicità della gestione deve essere pro cittadini e non pro chi gestisce. E purtroppo invece abbiamo addirittura delle società pseudo pubbliche che sono quotate che sono in borsa. Società con partecipazione. Adesso spiegherò. Io in alcuni comuni sono intervenuto facendo una proposta, in alcuni comuni della Romagna per esempio, se scontrandomi con ERA è un colosso, credetemi, quotato in borsa, Davide e Golia, ma non mi spaventano queste battaglie. E allora in consiglio comunale c'era l'avvocato più l'amministratore delegato della ERA e io ero per i cittadini. Questa società con il 20-30%, poi oscilla, di proprietà delle quote gestiva tutto il sistema, metteva i suoi uomini, i suoi stipendi, ovviamente poi la parte politica ne aveva piacere, la parte politica amica. Scegliamo al cittadino. La mia proposta approvata e accettata, per meglio dire, dal Consiglio Comunale, se pubblica deve essere, allora diamo un'azione di 10 euro simbolica ad ogni cittadino, per cui si fa questo capitale necessario per gestire, e se ci sono profitti, allora facciamo impianti sportivi, facciamo assistenza sociale, non è che
ci sono profitti e sono i privati che se ne hanno, che però ne mi specifichi questa cosa, perché il nostro tema oggi, perché poi lei è un vulcano di cose, si allarga un po', i sigilli dell'erogazione dell'acqua, sì, cioè vengono a chiudere l'acqua e se adesso, tu non adesso... puoi pagare, perché non credo che nessuno paghi per volontà, non paga perché certo. non può, ha necessità economiche diverse, però volevo concludere, perché sempre in quel comune della Romagna, a seguito di questo mio intervento, fui avvicinato da alcune persone, anche dalla farmacista del paese, quindi è simpatica la situazione, perché addebitava l'addizionale fogne. Io invito chi ci sta ascoltando a verificare. Addebitano quasi sempre questa addizionale fognatura anche a chi è in campagna, magari, o chi ha il pozzo nero. È un illecito arricchimento, è un indebito. Io infatti intervenni, feci fare un'autodichiarazione. Cosa ci fanno pagare? L'acqua che passa dalle fogne? Sì, perché se è attaccato al sistema fognario. Perché scarico. Ma non è che tiro, scarico. Sì, pago lo stesso. Sì, certo, okay. Che si paga, è perché un servizio, poi la fognatura, c'è la depurazione, giusto, e quant'altro. Giusto. Bene, se avete di questo problema, che non avete l'allaccio alla fognatura e vi fanno pagare, guardate sulla bolletta, è facile, contattate subito l'associazione. Sì, perché io immagino la Sicilia che lì vorrei a casa, no? Lei immagini che lì a casa, parlo con, allora, che lì a casa praticamente che succede, che tutti noi sappiamo dove abbiamo la fogna, la mattina. Vabbè, dice, ma chi c'è il pozzo nero lo sa. No, chi c'è il pozzo nero lo sa. Tu ce l'hai? Non ce l'hai. Oddo, chi c'è il pozzo nero? Allora, cerchi di essere un po' più. Certo, chi c'è il pozzo nero lo sa. Scenda al nostro livello. Va perché bene. Noi siamo proprio. Va bene, allora. Chi c'è il pozzo nero lo sa. Delle cose lo sa, perché ovviamente. Però lei divaga. Deve pagare. Adesso veniamo ai sigilli. Deve pagare l'autospurgo, e quindi è chiaro che c'ha il pozzo nero. Bene, abbiamo fatto recuperare. A questa farmacista feci recuperare 622 euro, ma non ha risparmiato soltanto, mandò subito l'assegno circolare, non soltanto quei 622 euro, ma tutti i 622 euro degli anni successivi che avrebbe pagato se non avessi fatto questo intervento. Non so lei che tipo di rapporto è con questa farmacista, comunque, perché si è interessato. Non la conoscevo, quindi... Non lo voglio sigilli. Neanche sapere, non mi interessa. Sigilli. Parliamo di sigilli. Io sono intervenuto... Ci sarà tanta gente che sta soffrendo in questo momento. Sì, magari, certo, no? Certo, tantissimi. Sono intervenuto a maggio dell'anno scorso, se ricordo bene, in un'altra emittente siciliana, lo dico con serenità, Teleacras, molto seguita nell'Agrigentino. Parlavo con la proprietaria dell'emittente, che poi a seguito di alcuni miei chiarimenti fece venire il direttore Ruoppolo, un ragazzo preparato, laureato in giurisprudenza, potevamo parlare in punta di diritto, e immediatamente mi disse: guardi professore, le faccio subito uno speciale. Facevo uno speciale di 30 minuti sul fatto che i sigilli non possono essere messi. Racconto questo per spiegare che nel mentre andavo poi a registrare questa trasmissione, il caso volle che lungo la strada c'era un tecnico della Girgenti Acque, quella zona è servita da questa società, che stava apponendo i sigilli a un contatore. Allora io dico: ma scusi, cosa sta facendo? E l'altro mi guarda come per dire: ma non lo vedi? Allora io insisto: ma sta mettendo i sigilli? E l'altro dice: sì. E io: guardi che non lo può fare. E il tecnico disse: ma non lo deve dire a me, lo dica a chi mi ha mandato. No. È lei che commette il reato, l'altro è in concorso di reato. È come se lei ammazza qualcuno e dice: no, però me l'ha detto l'altro di ammazzare questo. È lei che commette il reato. Quindi non si possono mettere i sigilli. Ma lo spiego anche perché, in forza di perché, che cosa? In forza di che cosa? Perché mettendo i sigilli commettono violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni. È come se gestisco un supermercato, faccio credito a Oddo, Oddo non mi paga, io vado a casa e metto i sigilli al frigorifero. Se una società... Scusi, deve... guardi, allora io sono la società che erogo l'acqua, dico, lei mi ha firmato un contratto, perché nelle postille, lì dove c'è scritto piccolo, che non si legge neanche, c'è scritto, guardi che se lei non paga, io le chiudo l'erogazione. È illegittimo, poi c'è anche la Cassazione. Ma stavo perché c'è una legge che dice che loro non lo possono certo, fare. Ma certamente. Quindi anche se l'avete firmato...
Parliamo con loro, perché dobbiamo dire, certo, anche se avete firmato, voglio dire, non lo possono fare uguale, capito? Certo. Quindi l'acqua, l'acqua è un servizio di bene pubblico, vietarne l'erogazione si configura finanche come interruzione di servizio pubblico, si può far intervenire il prefetto per questioni poi di ordine pubblico se ci sono problemi fra voi e i tecnici. Le tutele ci sono, ma credetemi, non possono mettere i sigilli. Stavo spiegando con l'esempio del supermercato. Quello del supermercato, io che devo avere il denaro, chiedo al tribunale un decreto ingiuntivo, perché mai chi gestisce l'acqua non deve fare il decreto ingiuntivo per chiedere il denaro e può ricattare e non lo può fare mettendo i sigilli, anche perché per legge si può limitare l'erogazione a 50 litri al giorno per persona, siamo 4 persone, 200 litri al giorno, non si può andare sotto di questo, non hanno però i contatori che possono fare questo. Lo fa l'Enel, per esempio, che riduce la potenza se uno non, se uno non paga, ma non può togliere totalmente la corrente. Allora, i sigilli non li possono mettere. Questo vale per i privati, ovviamente, perché per un'attività commerciale le cose possono cambiare. La Corte Costituzionale si è espressa, su questo argomento, perché è contrario ai diritti fondamentali della persona che prevalgono sui diritti patrimoniali, perché sennò mi fa l'acqua. Certo, nelle prossime trasmissioni parleremo anche e affronteremo quando le società del gas allora, o Enel fanno sappiamo questo. Sappiamo anche che questa trasmissione popolare del lunedì, perché noi facciamo una bella trasmissione popolare, cioè che deve arrivare a tutti e soprattutto a chi ha le esigenze magari di risolvere un problema e non sa come fare. Allora, se avete un problema di questo tipo, cioè vi hanno messo i sigilli perché voi non siete riusciti, non avete potuto pagare, perché bisogna sempre pagare naturalmente, non bisogna fare i furbetti, quelli sono un'altra cosa. Chi ha delle difficoltà, allora se avete delle difficoltà noi abbiamo come fare, perché abbiamo un'associazione che abbiamo coinvolto naturalmente in questo appuntamento, non fosse altro perché è totalmente gratuita, quindi pubblicità no. Qual è questa associazione? Ricordiamo che cosa possono fare i nostri amici a casa, in questo caso poi specifico se vi hanno apposto dei sigilli. È l'associazione che io rappresento. E diamo assistenza a titolo gratuito e normale a tutti i nostri associati, perché di promozione sociale noi siamo un'associazione, quindi cerchiamo di avere una compagine sociale e dare questo servizio a titolo gratuito. Volevo dare una nota proprio per la tua espressione di prima, che molte volte si è parlato adesso dei sigilli in un contatore privato. È normale che noi a Palermo, mi rivolgo al mio territorio cittadino, viviamo nei condomini. Certo. Quindi il condominio ha un contatore generale con la società che ci dà il servizio e quindi eroga il servizio dell'acqua. Poi ognuno di noi ha nel proprio appartamento il piccolo contatore per il consumo. Io condomino non so assolutamente la bolletta quando arriva e come arriva, certo, cosa viene l'amministratore, cosa viene addebitato. Lei sta toccando un punto anche che io vorrei trattare proprio in trasmissione, invitare un paio di amministratori condominiali magari, no? Perché lì ci sono delle cose. E io invece voglio dare un suggerimento ai cittadini, in quanto cittadina, di controllare comunque, di essere dei condomini attivi e non lasciare l'amministrazione di un condominio esclusivamente all'amministrazione, all'amministratore che è stato nominato, perché è notizia recentissima che dei funzionari di una società purtroppo si sono impropriamente incassati del denaro di alcuni condomini emettendo una ricevuta falsa, e quindi i condomini erano tranquilli di avere pagato regolarmente l'acqua, ma in realtà così non era. Quindi essere sempre dei cittadini attivi. Sigilli, quindi bisogna instaurare diciamo una cosa. Io ecco dico perché solo vi essere chiamare, attivi. No? Vi chiamano sempre al numero di telefono, insomma date pure il numero di telefono, il 977 8000. Allora, se qualcuno ha dei sigilli, volevo aggiungere però giustamente accentrato il problema che ho visto che in Sicilia molti hanno quindi il pagamento per il tramite dell'amministratore. È recente una sentenza del Tribunale di Torino del 2014: se uno dei condomini è moroso e non paga, si è visto che andavano a mettere i sigilli bloccando
tutto il palazzo. Non, può farsi, non si può fare a singolo, figuriamoci a tutti quanti. Quindi non si possono mettere i sigilli. Volevo fare un appello perché lei mi ha dato un input importantissimo. Allora, se ci sono delle constatazioni di situazioni particolari in alcuni condomini, chiamate adesso, perché noi trattiamo, abbiamo degli esperti naturalmente che vi mettiamo a disposizione gratuitamente, quindi condominio, lei che abita in quel condominio, che ha il problema di quello di su che le butta le molliche perché è al piano terra o le fa la pipì dal balcone per esempio, perché anche quello succede nei condomini, secondo me anche la pipì dal balcone fanno. Chiamate perché noi vi daremo risposta. Rimanendo in tema di acque, tutto legalmente noi facciamo. Uno dei problemi che mi segnalava l'emittente Teleacras era che la Girgenti Acque addebitava una somma enorme per il subentro. Io chiesi, ma è un subentro in un immobile dove hanno dovuto fare dei lavori eccetera eccetera? No, è andato via l'inquilino e sono subentrato io, è un illecito arricchimento, non doveva fare nulla di lavori e quant'altro, ma addirittura la richiesta era di 1.000 euro, mi sembra. Allora è vergognoso che ci sia questa gestione di un bene pubblico. Certo, io chiuderei qui e passerei alla seconda parte. Va bene, tranne che non voglia prendersi il caffè parlare come anche volta. Del gas, così come il gas, sì, che naturalmente quindi sono altre cosa. Tematiche, le possiamo trattare a parte perché sono altre tematiche. Allora, il gas lo tratteremo come l'energia elettrica. Come l'energia elettrica e gas, poi ce la facciamo. Intanto abbiamo fatto l'acqua. Andiamo al secondo argomento, che è il recupero crediti, sapere come opporsi ai recuperatori che si definiscono procuratori giudiziari. Ci sono un bel po' di cose da... Allora, anche qui apriamo la premessa argomento. È con la fonte del diritto, eccetera, eccetera. Il garante per la protezione dei dati personali si è espresso in modo chiaro, preciso, compiuto, ma il 30 novembre del 2005, quindi ormai... siamo già avanti nel tempo. Io per evitare problematiche mi sono fatto l'appunto per dire esattamente che è diritto del debitore conoscere il nome dell'operatore della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero, per cui se vi chiama sono della BBB, lei ha un debito eccetera eccetera, scusi, io con chi parlo? È un vostro diritto chiedere il nome della persona. Di quale società tratta? Perché spesso dicono sono della Unicredit, per dire, e invece non lo sono, sono una società che per conto della Unicredit gestisce il recupero crediti. È un vostro diritto... Anche perché le telefonate sono tutte registrate, com'è, no? Dico, c'è la possibilità... No, non è detto, se voi non date l'autorizzazione e non date autorizzazione. Okay. Poi è importante, insiste, prima di proseguire voglio dire questo... già da diverso tempo che io mi occupo e assisto diversi siciliani per quanto riguarda le problematiche di finanziamenti che non sono in grado, eccetera, eccetera. Allora andiamo a guardare il punto dove è possibile contestare, come bloccare. Qualcuno ha la casa all'asta, siamo intervenuti addirittura facendo in modo che ci fosse un sequestro penale, quindi si è perso tempo, eccetera, eccetera. Se siete in un disagio economico e vi compulsano per un finanziamento che non riuscite a pagare, abbiamo fatto una trasmissione, forse la prima, che è stata poi dante causa di questa trasmissione periodica, sì, come difendersi dai debiti, parlammo dell'esdebitamento, sì, come, ed è a titolo gratuito per il cittadino, però ho riscontrato che spesso non c'è una preparazione in chi assiste i cittadini e quindi non conoscendo il meccanismo eccetera eccetera non assistono bene e consigliano nel allora, far sì facciamo, che... facciamo però non ne voglio parlare adesso di questo fatto allora qua no. Quello che volevo stiamo parlando no nessun repêchage ti è piaciuta repêchage oui merci on peut parler français c'est parlé pour moi monsieur Roberto Do allora insiste. Divieto di false dichiarazioni, condotte ingannevoli e pressioni psicologiche. C'è stato uno dei miei assistiti che ha detto, cioè, mi hanno telefonato e mi hanno detto che, ma poi con un sms scritto, mi dimezzano la pensione, mi fanno il fermo amministrativo, ma
è una panzana, il fermo amministrativo. Oppure minacci, lo può fare... minacciano in visita di esattore a... recupero a domicilio. Allora, gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti, sì, fatemi usare questo termine, incoercibilità psichica e fisica personale, cioè non possono darvi fastidio mentalmente e fisicamente. Ciò vuol dire che non possono contattare il debitore in orari ragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e in luoghi inadeguati, non possono venire sul posto di lavoro, ma non possono venire neanche a casa, non è legittimo che vengano a casa a disturbarvi, vi potete rifiutare. Non si possono poi comunicare le informazioni del debito, di questi mancati pagamenti ad altri, ma neanche a vostra madre, a vostro padre, a vostro fratello, al vicino perché di casa. Qui si disattende la privacy. È vietato, si va in una violenza privata e... recuperatori! Quando insistono poi, si va in quello che si chiamano atti persecutori, ci può essere il reato di stalking. Io sono intervenuto in un caso e ho dovuto predisporre e far sapere che era pronta una denuncia per stalking e immediatamente, ovviamente, perché poi quando sono in difficoltà fanno parlare con chi è dirigente e quindi che conosce e... sanno che non conviene loro esporsi e poi spiegheremo perché. Anche perché la maggior parte, insomma, mettono poi, affidano a questi call center che parleremo, poi sono poverini, parleremo, insomma, quelli parleremo. Fanno quello che possono. Sì. Ma chiaramente attenzione, non possono. Vi dico che è diritto del debitore non aprire e di rifiutarsi di comunicare con loro. Quindi non avete alcun timore se vi disturbano su questo fatto. Io consiglio di dire scrivetemi. Quando poi vi scrivono, voi contattate l'associazione La Sicilia Che Vorrei e vedrete che risponde e li fa smettere immediatamente. Allora, volendo adesso dare una definizione, perché questa si chiama, questa attività di recupero crediti, è un'attività stragiudiziale, da questo poi usano termini che è una fase bonaria. Il recupero crediti giudiziale è invece che ha costi molto alti e anche un tempo lungo, è quello che quando ci si rivolge poi alla giustizia, al tribunale. Ecco perché chi deve avere il denaro cerca il recupero, però, e questo è importante, è bene sapere che l'attività di recupero crediti è disciplinata dal TULPS, che è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, poiché è riservata a soggetti e società muniti di una debita autorizzazione di licenza di pubblica sicurezza, che è rilasciata dalla questura, quella per territorio. Quindi non è che viene il pingo pallino. Quando ho spiegato questo ad una persona, mi dico, ma anche poi quello lì che viene... Sì, deve avere un tesserino e se si va a fondo interveniamo noi, andiamo a verificare se quello lì che ha quel tesserino è dipendente della diretto società. Della società e se quel nominativo è stato segnalato alla questura, perché una licenza si usa dire intuite persone, la questura lo dà a quel soggetto perché ritiene che ha i requisiti per poter svolgere questa attività. Quindi, allora, quando qualcuno si presenta a casa dovete dire, lei è del TULPS? Il TULPS, allora, se qualcuno viene a casa, è il testo, è il che testo. Dobbiamo fare? Innanzitutto non parliamoci, mi scriva, perché poi quando scrivono... Ma quello insiste. Ma insiste, allora adesso... Io chiamo i carabinieri così. Bravo, ecco. Perché l'ho scritto nelle note. Allora, usano poi queste espressioni, le ho annotate, sono un procuratore giudiziario, sono un procuratore stragiudiziale, dicendo una verità perché è l'attività stragiudiziale, non loro. Addirittura... ho visto scritto su un SMS che mi hanno rigirato, sono un agente giudiziario, non significano niente queste espressioni, niente, sono recuperatori, sono collaboratori di società di recupero crediti private, di società che private. Si sono, certo, che si sono... Che devono essere c'è l'agenzia delle entrate che si sono inventati questa definizione, o hanno acquistato il debito oppure sono stati incaricati su un mandato, quello è già diverso, si chiama cartolarizzazione, però possiamo fare una trasmissione a parte, comunque possiamo... si sono inventati questi termini per intimorire i cittadini
che hanno purtroppo solo il torto di essere in difficoltà, in un disagio momentaneo perché economico. Perché noi cittadini siamo ignoranti. Loro sappiate che non hanno alcun potere né di entrare in casa, né di importunare al posto di lavoro, né parenti. Sono soltanto, perdonatemi se sono forte in questa espressione, dei poveracci che fanno un lavoro a percentuale, ma sono da rispettare soltanto però se svolgono il loro lavoro con rispetto della legge. E se non lo fanno, chiamate le forze dell'ordine. Chiamate prima. Tolgono la licenza alla società. Subito la tolgo, se c'è la diffida. Però se voi non avete capito, perché io ho capito benissimo, allora fate 977-8000 che è l'associazione, no? Perché quanti casi arrivano, tantissimi, per esempio? Tantissimi, è vero? Tantissimi. Ma quali sono i casi più frequenti? La cosa che più sconvolge il cittadino è quando si presentano sul posto di lavoro e minacciano il datore di lavoro. Il cittadino diventa veramente in balia di un qualcosa indescrivibile, chiamano persone disperate proprio perché è stalking. Non è a caso che purtroppo sono successe poi anche la regia gravi, dice che mancano due minuti. Abbiamo già finito tutto. Porca miseria. Vogliamo dire cosa parleremo la prossima settimana? Prego, lo faccio io. Allora, la prossima settimana si parlerà delle multe, come opporsi con successo, qua il nostro consulente ha scritto, e poi come liberarsi dai protesti. Quindi esaminiamo i vari casi. Multe che, diciamo, ognuno di noi scagli la prima pietra, chi non ha almeno 2-3 multe, insomma. L'80% delle multe, possono evitarsi. Dove posteggiamo noi le nostre auto? Dove posteggiamo? In città? Nelle strisce blu. Ecco, e quindi ce ne sono tante. Ma ci sono delle strisce blu che sono assolutamente, questo lo dico io perché già lo so, mi sono preparato per la prossima settimana, strisce blu che non sono legali, perché sono messi dalla distanza, la strada, che poi ne parliamo la prossima settimana, certo. Però attenzione perché sapremo giusto consigliarvi come opporsi a queste multe, e poi parleremo di come liberarsi dai protesti, che è un altro disagio, perché con la crisi molti, infatti, prima di chiudere voglio sempre invitare i nostri telespettatori a segnalare anche le loro problematiche, così faremo delle trasmissioni apposite in base alle vostre richieste. Richiedete gli argomenti, diciamo così, le vostre difficoltà saranno trattati da noi. Vedete nel serpentone i nostri numeri di telefono della redazione, di tutto, insomma, chiedeteci gli argomenti che vogliate che noi trattiamo qui, anche con telefonate, se volete chiamare chiamate, insomma noi vi chiameremo anche durante la trasmissione per esporre il vostro problema, lo faremo anche in diretta lunedì prossimo, sempre allo stesso orario, sempre su queste emittenti, con il dottor Maiolino e la dottoressa Brusca che ci supportano a questo grave tema che noi trattiamo ogni lunedì, come difendersi dai debiti, ma soprattutto come non farlo. Una stella. Parte la nuova campagna abbonamenti del Teatro Finocchiaro. Abbonati subito scegliendo i tuoi spettacoli. Potrete scegliere dal cartellone della nuova stagione musical, varietà, prosa, concerti, cabaret. Tre musical: Mamma Mia, Grease, My Fair Lady. Lo show televisivo di quelli del varietà. Prosa: Il Gattopardo, La Signora delle Camelie. E poi la rassegna dedicata agli autori siciliani Maurizio Bologna, Filippo Laporta, Giuseppe Ricotta, con Trischele, Litri d'Amuri e Il Contrappasso. E naturalmente i concerti: Giuseppe Milici, Anita Vitale, Ruggero Mascellino, Rita Collura, Vincenzo Palermo. E poi il cabaret, naturalmente, con i 3¼, Tony Carbone e tanti altri ancora. Abbonati subito, chiama adesso allo 091 30 18 88. Puoi scegliere tu l'abbonamento che fa per te.
Il teatro Finocchiaro da quest'anno è anche il teatro Apre le Porte. Con aperitivo live, ricchissimi apericena, più spettacolo con i vostri amici in teatro. Vivi anche tu la grande emozione del teatro.